Buongiorno a tutti, un saluto al sindaco di Belluno e a tutta la sua comunità. Oggi siamo qui a commemorare, cioè a ricordare insieme, anche se a distanza, la ricorrenza del 17 marzo, che per tutti i bellunesi rappresenta una data significativa del proprio calendario civile. Oggi ricordiamo l'impiccagione di quattro partigiani ai lampioni di Piazza Campitello, avvenuta proprio il 17 marzo 1945. Si tratta di Salvatore Cacciatore, di Giuseppe Dezzordo, di Valentino Andreani, di Gianni Piazza. I fatti sono ben noti e l'episodio di questi quattro giovani martiri, di questi quattro partigiani, conferma quanto sia stata dura la lotta di liberazione in questo territorio, che faceva parte integrante del Reich tedesco e quindi era sottratto di fatto al controllo della Repubblica Sociale Italiana. Una resistenza, quella nel bellunese, che poté quasi subito contare sull'apporto di patrioti e di partigiani provenienti da diverse parti d'Italia. A una fase di transizione dall'iniziale spontaneismo a forme di inquadramento che avrebbero trasformato radicalmente i caratteri della lotta clandestina, corrispose un'intensificazione della pressione nazifascista, con una presenza sempre maggiore di reparti e di uomini. Dal Feltrino all'Agordino, dal Cadore all'Alpago, il movimento di liberazione nel bellunese seppe però organizzarsi in maniera militare, in maniera capillare, soprattutto a partire dall'estate del 1944, e dovette far fronte nel mese di settembre ai due terribili rastrellamenti, prima quello del Cansiglio e poi quello del Grappa. Gli ultimi mesi di guerra furono però i più duri, in particolare il marzo del 1945, con gli impiccati di Sant'Antonio di Tortal, del Bosco delle Castagne e infine proprio di Piazza Campitello. Ma quella di oggi non è una semplice data su un calendario, ma deve essere un momento di riflessione profonda per tutti noi rispetto al nostro passato, alla storia della Resistenza, che fu un'esperienza coinvolgente, un'esperienza totalizzante, capace di trasformare gli orizzonti esistenziali, quelli ideali, di almeno un paio di generazioni, di cambiare le biografie di centinaia di migliaia di donne e di uomini, di orientare in senso democratico un paese che era fascista nelle sue leggi e nelle sue istituzioni. La straordinaria vitalità della Resistenza è dovuta alle circostanze del tutto eccezionali in cui maturò. Con una lotta di liberazione non solo dall'invasore straniero e dalla presenza nazista, ma anche dal fascismo. Come ha scritto Vittorio Foa, noi dovevamo combattere il fascismo fra di noi, fra gli italiani, e poi anche dentro di noi, dentro di noi. La costruzione di una vera democrazia chiedeva la messa in discussione proprio del nostro passato e non solo la sconfitta del nemico esterno, non solo la sconfitta del nazismo. I partigiani erano consapevoli che si trattava di costruire, fin dai primi mesi della lotta, una vera democrazia. E allora cominciamo a studiare e a conoscere non solo l'antifascismo, ma proprio il fascismo italiano. E la conoscenza storica serve oggi come antidoto, come gli anticorpi rispetto a una malattia. Ancora oggi vale forse l'ammonimento di Concetto Marchesi ai suoi studenti dell'Università di Padova. Un ammonimento che lui lanciò nel novembre del 1943. Marchesi disse ai suoi studenti che non bisognava frugare nelle memorie, nei nascondigli del passato, per trovare i responsabili degli episodi delittuosi. Non bisognava trovarli dietro ai sicari, che erano una moltitudine e che avevano voluto, che avevano coperto con il silenzio e con la rassegnazione tutti i più atroci misfatti del regime. C'era tutta la classe dirigente italiana che era colpevole, che aveva condotto il paese verso la rovina, prima verso il fascismo e poi verso la guerra. Ecco, l'esempio di Padova costituì la prima base per un intervento attivo proprio della cultura italiana nella lotta di liberazione. In un'ideale continuazione con l'atto di rifiuto del giuramento che al fascismo avevano compiuto proprio i professori universitari. Per la verità erano stati pochissimi. Lo avevano fatto nel 1931 ed erano stati solo in 12 quelli che avevano scelto di non giurare. Oggi questa
Questa cosa deve continuare, questa azione della cultura deve continuare per custodire quello che è il frutto naturale della lotta di liberazione e della resistenza, cioè la Costituzione. La nostra Costituzione, oltre che essere nata dalla resistenza, è stata costruita, tenuta in piedi, resa coesa, solidale nelle sue parti, proprio dall'antifascismo. Dall'antifascismo come pensiero, ma anche come azione. Nel testo della Costituzione non c'è un accenno diretto ed esplicito all'antifascismo o alla resistenza. Come sapete, solamente nella dodicesima disposizione transitoria e finale si fa riferimento al passato regime e al divieto di riorganizzare sotto qualsiasi forma il disciolto partito fascista. Eppure, all'interno dell'Assemblea Costituente furono decine gli interventi in cui si richiamarono gli anni della dittatura, della lotta di liberazione. Anche in considerazione del fatto che numerosi costituenti, padri e madri costituenti, avevano subito i rigori del carcere, del confino, dell'esilio, oppure avevano partecipato combattendo, oppure da dirigenti di partito, alla guerra di liberazione, alla guerra partigiana. Eppure, questo non fu un percorso facile. Già nell'ottobre del 1946, giocando sull'assonanza dei due termini, Piero Calamandrei osservava come dopo l'epopea della Resistenza fosse iniziata una stagione di desistenza morale e intellettuale, che avrebbe, secondo lui, aperto subito la strada a una vergognosa restaurazione politica. Nelle parole di Calamandrei è presente la delusione per un'occasione perduta e per la deriva verso cui era avviata la giovane democrazia italiana. Che si tratti di un amaro bilancio sull'Italia contemporanea è evidente, e non solo perché conservatori della vecchia classe liberale, ma anche ex fascisti, erano tornati ad occupare posizioni di rilievo, ma perché la resistenza veniva quotidianamente rinnegata sul piano politico, sul piano morale e perfino su quello giuridico. Allora, quali sono gli anticorpi, gli antidoti che oggi noi abbiamo a disposizione? Beh, sono sicuramente i libri, le memorie, i diari, le lettere dei condannati a morte. Ogni biblioteca personale raccoglie in maniera spesso disordinata dei libri che hanno segnato la nostra vita o che in qualche modo l'hanno attraversata lasciando una traccia più o meno profonda. Sono quei libri che non ci hanno mai abbandonato, ma che dopo una prima lettura ci siamo ritrovati più volte a scorrere in maniera quasi inconsapevole, magari alla ricerca di una citazione o di frasi mandate a memoria. Gli stessi libri ai quali riserviamo uno scaffale particolare, o che troviamo senza cercare, anche se il tempo li ha confinati in seconda o in terza fila. Anche per coloro che con i libri ci lavorano quotidianamente, nel senso che costituiscono un po' gli attrezzi del mestiere, gli strumenti del mestiere dell'insegnante oppure dello storico, ci sono letture che più di altre hanno lasciato un segno, spesso influendo sulle scelte iniziali, condizionando le ricerche storiche in corso, modificando percorsi ed esiti che alla fine sono entrate a far parte di una nostra biblioteca ideale. Ecco, esistono numerosi testi legati a vario titolo al periodo della Resistenza e all'antifascismo, testi che ci appartengono indistintamente, che riconosciamo come facenti parte di un comune orizzonte culturale e alla fin fine democratico e civile. Di più, possiamo sommessamente considerare questi libri i nostri granelli di sabbia, il nostro modesto contributo a una cultura antifascista che, oltre che studiata, va innanzitutto testimoniata e quindi difesa. Il 25 aprile 1945 gli italiani si accingevano a salutare un mondo nuovo, finalmente libero. Oggi credere nei valori della resistenza, nella lotta antifascista, nella Costituzione, portare rispetto ai tanti caduti per la nostra libertà, non è solo un dovere, ma è parte dei nostri valori. Ci sono infatti dei principi non negoziabili, non perché sono sanciti da una Costituzione, ma perché fanno parte del nostro orizzonte culturale e di quelle regole non scritte della nostra convivenza civile, che sono più forti di qualsiasi legge. Oggi credere nei valori della resistenza significa essere partigiani della pace, partigiani del diritto al lavoro, partigiani della scuola pubblica, partigiani della laicità dello Stato, partigiani
partigiani delle pari opportunità tra uomo e donna, partigiani dei diritti dei migranti, partigiani di una politica dei beni comuni, partigiani di un'etica pubblica, partigiani di quella libertà riconquistata nell'aprile del 1945 e che i caduti ci hanno regalato per conservarla come una cosa preziosa. Però ormai da alcuni anni assistiamo in Italia a episodi sempre più frequenti che dimostrano quanto corta sia la nostra memoria rispetto al ventennio fascista. Non è solo una percezione, ma la semplice constatazione che la conoscenza di quel periodo storico non solo sia largamente lacunosa, ma che soprattutto sia piena di luoghi comuni destinati a diventare certezze sotto l'imperitura categoria del fascismo che ha fatto anche cose buone. Bene, il fascismo non ha fatto cose buone. Ecco, tutto questo movimento forse vanifica i risultati della ricerca storiografica, perfino i percorsi di educazione civica attivati nelle scuole. E in un paese in cui Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, a 90 anni è costretta a vivere sotto scorta, tutto questo viene amplificato dai social e da partiti e movimenti che si richiamano esplicitamente ancora oggi al fascismo. È possibile fare qualcosa? Beh, sì, ci sono i libri, ci sono le buone letture, bisogna leggere qualche buon libro, ma poi si può anche agire concretamente andando oltre la semplice indignazione. In queste settimane nei comuni e nelle piazze italiane è in corso la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre delle norme più stringenti contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. L'idea è partita da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema e presidente del Parco Nazionale della Pace, che si trova a Sant'Anna di Stazzema, proprio il luogo dell'eccidio del 12 agosto 1944, che provocò la morte di 560 civili, tra i quali molte donne e molti bambini. Una legge che modificherebbe in parte le leggi Scelba e Mancino e che tra l'altro potrebbe prevedere pene più severe per chi fa propaganda attraverso strumenti telematici o informatici, o se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o dell'odio razziale. Perché firmare? Per una semplice ragione. L'antifascismo riguarda tutti noi e sta, come ho detto prima, alla base della nostra carta costituzionale. E vedete, non si tratta di retorica, perché dobbiamo cominciare forse a dare i numeri, a contare le persone picchiate e bastonate all'inizio degli anni 20 dagli squadristi, a contare le vittime della violenza politica nei primi anni del regime, a contare gli antifascisti condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e mandati in carcere o al confino, a contare i fuoriusciti, migliaia, costretti all'esilio in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, i libici deportati, gli abissini ammazzati, anche con il gas, durante la guerra d'Etiopia, i caduti della guerra di Spagna, i morti della guerra fascista 1940-43, italiani, francesi, britannici, greci, slavi, russi, gli internati militari, oltre 700.000, destinati in Germania dopo l'8 settembre, privati addirittura dello status di prigionieri di guerra, i civili e i partigiani fucilati e impiccati dai nazifascisti tra il settembre del 1943 e l'aprile del 1945, gli ebrei italiani e stranieri deportati nei campi di sterminio. E potrei continuare a lungo. Questi sono fatti, sono dati incontrovertibili. Chi li nega, ovviamente, oggi può essere solo in malafede. E a chi dice che questa non sia un'emergenza, io rispondo che in realtà siamo in ritardo di 75 anni. È ormai tempo di un vaccino di richiamo contro questo fascismo di ritorno. Grazie.